Entrambe le tifoserie non sono volute mancare per una sfida così importante. Non mancano certamente le motivazioni per fare bene oggi da una parte e dall'altra. Squadre già in campo, si attende solo il fischio dell'arbitro. Gara che si disputa in uno stadio gremito, c'è veramente grande attesa per questo match. Ben ritrovati all'appuntamento su EATV, con me c'è come sempre Daniele Adani. Squadra caccia dei primi punti in questa FIFA World Cup, esordire con una vittoria darebbe ovviamente grande slancio. Partita che promette di regalare emozioni dall'inizio alla fine. Le sfide della fase gironi sono spesso più complicate di quanto possono apparire, perché basta una giornata storta per gettare via punti preziosi. Il segreto per passare il turno è la costanza. Chanda, Lungu, prova col filtrante profondo, pallone interessante, può immolarsi verso la porta e c'è il gol, un capolavoro questo. La gioca lunga, avanza inarrestabile. Ottima posizione qui, palla dentro e doppio vantaggio. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Ozeke, Chanda. Ha una grossa chance qui, attenzione. Ecco la rete nel più 3 in chiusura di match, il punto esclamativo. Se vincono oggi blindano la qualificazione alla prossima fase della FIFA World Cup. Stadium Australia vestito a festa per questo match, speriamo che lo spettacolo in campo sia all'altezza della magnifica cornice di pubblico. Sono con Levi Adani, pronti tutti per questa sfida. Per entrambe la seconda partita in questa fase a gironi della FIFA World Cup, l'emozione dell'esordio già alle spalle, i punti sono ovviamente pesantissimi in ottica qualificazione. Si affrontano Spagna e Zambia. Con 3 punti oggi raggiungerebbero aritmeticamente la prossima fase di questa Coppa del Mondo. È un motivo in più per scendere in campo cariche, per fare la partita e andare a caccia della vittoria, che vorrebbe dire qualificazione. Chanda. Possono portarsi in vantaggio. E c'è il gol dell'1-0. Può andare uno contro uno col portiere. E c'è la rete. Ma che brutto posizionamento del portiere.
hanno già in tasca il pass per la fase eliminazione, oggi possono vincere il girone per sperare magari in un sorteggio più morbido. Lo scopriremo tra pochissimo. Clima ideale per giocare a calcio, non c'è nemmeno una nuvola, il terreno è in condizioni perfette. Con me, come sempre, c'è Daniela Dani. Stanno per concludere i loro sforzi in questa fase a gironi della FIFA World Cup. Ultimo impegno per entrambe, ultima occasione per migliorare la classifica. Di fronte Costa Rica e Zambia. Partita importante per la classifica, la qualificazione alla prossima fase del mondiale è già in cassaforte, ma vanno stabilite le gerarchie del girone. Granados prova a costruire qualcosa, prova la botta, rete, è arrivato il primo gol del match, sono riusciti finalmente a concretizzare il proprio dominio. Diamo un contropiede. Gran palla a scavalcare la difesa. Hanno pareggiato quando sembrava ormai finita. Rivediamo. Amici di EA Sports, benvenuti da parte mia e di Lele Adani, pronti a raccontarvi le emozioni della FIFA World Cup, gara valevole per gli ottavi, sfida a eliminazione diretta, grande adrenalina. Si affrontano Zambia e Svizzera. La strada verso la finale di questa Coppa Internazionale è ancora lunga, Pier, siamo solo agli ottavi. Ma questo è senz'altro un match che ci darà indicazioni importanti sullo stato di salute delle due squadre. Vediamo chi ne avrà di più per superare il turno e proseguire la corsa al titolo. Chitundu, Chanda cerca di servire la compagna sulla corsa e c'è il gol, sono già sul più uno. Czarnogorcevic, palla verticale interessante, ottima la verticalizzazione. Attento il portiere, non è finita. E la messa! Niente da fare, il portiere era stato bravo, ma sulla seconda conclusione non ha potuto nulla. La calcia in profondità. Allora è un po' troppo molle. Chitundu. Che occasione. Pallone in rete e rimettono la freccia grazie a questo gol. Fanno girare il pallone molto bene.
prova i pensieri del portiere. E c'è il gol, che reazione, subito dopo aver subito hanno trovato la rete. Corner battuto in mezzo. Possibilità adesso con recupero in zona d'attacco. Attenzione a una possibile opportunità per il vantaggio. Palla in rete, esulta per la doppietta, ci ha preso davvero gusto. Willombe può avanzare lungo l'out. Fanno girare benissimo il pallone. Occhio alla palla gol. Ecco il gol, il suo secondo gol personale quest'oggi. Si giocherà per altri 60 secondi. Prova a farla filtrare. Preciso qui il lancio lungo, non può sprecare questa opportunità. E c'è il gol, il sigillo per questa vittoria. 3 reti di scarto adesso, servirebbe un miracolo per riaprirla. Amici appassionati di calcio internazionale, un saluto da Pierluigi Pardo con me per questo quarto di finale di FIBA World Cup. Come sempre Lelio Dani, torneo che ci sta regalando grande spettacolo ed emozioni. Si affrontano Zambia e Olanda. Prosegue il cammino in questa Coppa Internazionale, siamo ai quarti. Il match ci dirà quale delle due potrà continuare a coltivare ambizioni di titolo. Serviranno lucidità, nervi saldi e allora puoi pensare di entrare tra le prime quattro. Va con il possesso palla. Che chance clamorosa. 1-0, partenza aggressiva e il gol è già arrivato. Gol quarti. Cerca il taglio. Filtrante calibrato bene. Controlla Miede. E c'è il gol, la parità, con carattere, con grinta. Chanda. Guadagna metri. Può cantare la botta da lì, si scatta il pubblico. E c'è il gol, passano nuovamente a condurre. Difende bene il pallone. Interessante il tocco verticale. Riceve palla, attenzione, pericoloso. Una partita magnifica, impreziosita da questi 3 gol. Grande possibilità. Prova a calciare. Ecco la rete nel più 3 in chiusura di match, il punto esclamativo. Quattro squadre ancora in lizza per il titolo, una dovrà salutare già oggi al termine di questa sfida che promette ovviamente enorme spettacolo. Vedremo chi si giocherà la finale della FIFA World Cup.
Pierluigi Pardo vi dà il benvenuto e vi invita a rimanere con me e con Lelia Dani. Non perdetevi l'emozione di questa semifinale di FIFA World Cup che promette grande spettacolo. Di fronte ci sono Svezia e Zambia. Speriamo di assistere a un match giocato a viso aperto, con un atteggiamento propositivo da parte di entrambe. I due CT avranno sicuramente messo in guardia le proprie giocatrici dai pericoli di questa partita. L'obiettivo finale è lì, è a portata di mano, ma per raggiungerlo servirà la massima concentrazione. Vincere o perdere oggi cambierà completamente il ricordo di questo mondiale. Passaggio al portiere. Può portare il pallone lateralmente. Cerca la profondità qui. 1-0, abbiamo trovato il primo gol del match, può essere importante anche dal punto di vista psicologico in questa semifinale. FIFA World Cup giunta all'atto conclusivo. Enorme attesa per scoprire chi diventerà campione del mondo. Amici di EA Sports, la partita dell'anno è quella che tutti sognano di giocare, FIFA World Cup che sta per andare in archivio, ma non prima di averci dato il verdetto su chi saranno le nuove campionesse del mondo, Pierluigi Pardo e Lelia Dani, ovviamente. Siamo prontissimi, si affrontano Zambia e Australia. Per entrambe è un'occasione da non lasciarsi sfuggire, una di quelle partite, diciamocelo, che capitano una volta nella vita. Speriamo di assistere a una finale degna di un campionato del mondo e che vinca la migliore. Cross verso il centro dell'area. Non riescono a tenerlo. Apprezzabile questo pallone. 1-0, eccolo il gol che sblocca la finale della Coppa del Mondo. Ottima parata, riconquistano la palla e possono attaccare. Palla in rete, gol che riporta la parità. Gara tutta ancora da decidere. Match che fin qui non ha deluso le aspettative, eh? Pronostico quanto mai incerto dopo questa rete. Katongo, Chanda può puntare la porta. Palla in rete e passano avanti. Ed è festa grande dei tifosi sulle tribune. Sentono questa vittoria ancora più vicina. Con questo lancio in profondità. Possesso del pallone che viene recuperato. Suggerimento interessante tra le linee. Palla filtrante molto interessante qui. Questo è il gol che potrebbe mandare i titoli di coda su questa finale. Si preannuncia una festa grande tra i tifosi. L'arbitro dice che così può bastare, si chiude ufficialmente questa edizione del mondiale che per loro termina davvero in gloria, protagoniste dall'inizio alla fine. Possono finalmente lasciarsi andare, Pier, dopo aver lottato partita dopo partita per conseguire questo traguardo. Hanno compiuto un vero e proprio capolavoro destinato a restare negli annali di questo sport, un'impresa della quale si parlerà a lungo. Anche questa edizione del mondiale sta per andare in archivio, passerella sul podio, consegna della coppa nelle mani delle nuove campionesse. La gioia per questo successo fa passare in secondo piano l'enorme sforzo sostenuto per arrivare fin qui.
Stiamo parlando di atlete professioniste che hanno scelto di dedicare la propria vita a questo sport, con la speranza di vivere un giorno momenti come questo. È giusto dunque che se lo godano fino in fondo.